Bella ragazzi, qui XWill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui ritornati su Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition per continuare il nostro walkthrough. Oggi siamo al quarto episodio del walkthrough. E signori, la scorsa volta ci eravamo lasciati con il signor Ryder, CJ, che ha parcheggiato in trasversale in modo particolare, ecco. Oggi continueremo ciò che abbiamo lasciato ieri. Quindi andiamo nuovamente da Ryder. Ma prima di andarci, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Iscrivetevi per non perdervi i futuri video del walkthrough, ma anche ulteriori video che usciranno su GTA Trilogy. Condividete il video, commentate qui sotto, sempre solite robe. Ad ogni modo, ragazzi, cominciamo. Hey, run! Low. Run! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No. That ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's 'cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Yeah. Go hit get the that way. Out my face. Go man. Hit the like, way. You don't fuck oh, with come that, on, man. Come Buster. On. E signori, questa è un'altra missione interessante, me la ricordo pure questa, in famella. Dobbiamo in poche parole svaligiare il porto, in buona sostanza, ma veramente nel vero senso della parola dobbiamo svaligiare il porto. E questo è un po' un casino, è un po' un casino, o almeno all'epoca era un casino, speriamo che adesso non sia un casino. Ah regà, però questa non me la dovete mettere davanti, per me è una tentazione irresistibile. Si vola! Non me le dovete fare queste cose. Poi io volo. Scusatemi. Ma non è il caso. Io qua tra l'altro ci rubavo sempre un camion. Che è tipo il flatbed, no? Ecco, mo entrano quelli. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. Porca vacca, il muletto di Adrem. Apri il cancello. Com'è che se faceva? Devo ammazzarlo. Lo ammazzo, ammazzate. Almeno non fa casino. O non c'è nessuno? No, c'è il tipo. Ciao tipo. Ciao tipo. Senti una roba. Allora, io vengo da dietro, ok? Vengo da dietro, così almeno. Oh, no. Mannaggia la miseria. Cominciamo bene, ragazzi. Volevo far silenzio. Invece, guardate, mi ha sparato lui. Porca vacca, ha sparato lui per primo. Legittima difesa. Che poi una volta c'avevo pure una tattica che non ho seguito. Vabbè, niente, pazienza. C'avevo una tattica per evitare tutti gli sbatti inutili. Se ti giri mentre spari sei fritto. Sono già senza vita, raga, sono già senza vita. Questo significa che non potrò mai completare sta roba. Aziona la forca. Ah, ok, così, per forza? A quanto pare sì. Va bene, ok, perfetto. Devo pigliarne 5 di casse, macello. Qui ne abbiamo 4, il problema è che viene un botto di gente, capito? Prendi. Beh, se non altro è fatto meglio rispetto al San Andreas vecchio. Perché quell'altro San Andreas era un macello perché non prendeva neanche le robe. Cioè la forca era buggata. Ti cadevano di mano le pedane. Mo adesso se le pigli, non è che ti cadono. Ecco, parlato. Perché parlo? Mannaggia la miseria, io devo parlare. Ma sto zitto. Quanto imparirò a star zitto? Mai probabilmente, Comunque è bella la luce che illumina dentro. È strano che non stia venendo nessuno. È perché sono veloce, capito? Due? Must have. Ma due così a una botta, secondo me non ci vanno nemmeno dentro, sai? Oddio, gliel'ho caricate. Ah, vabbè, una a una, però. Perfetto, perfetto. Ottimo. Tra l'altro, ragazzi, ve l'ho detto, è molto più facile perché anche avete visto, no? Ryder se l'è cavata, cioè sono arrivati due tipi a sparare e ha sparato da solo. Mentre solitamente tu dovevi fare il triplo delle robe quando giocavi su PS2, no? Era molto più difficile. Cioè tu dovevi pensare a caricare le casse, scendere, sparare a quelli.
di nuovo risalire, tornare su, la forca non funzionava. Oh, raga, che ve devo dire? Più comodo di così. Ho sbagliato strada? Ma sì che ho sbagliato strada. Premi L3 per far lanciare a Ryder il carico. E io glielo lancio volenteriamente proprio. Volenteriamente poi, eh. Ma dove sta sto andando? Oddio, ma quello è ritornato. Che culo che hai però, eh. Ma se lancio il pacchettino, che succede? Io mica l'ho capito, eh. Lancio il pacchettino e quindi... Che senso ha lanciarlo? Lo schivano, non esplode, non fa niente. Ma morite. Ribaltati. Tiè. S'arriva, s'arriva. Non cadere. Oh, che vuoi? Ancora? Ma vai via. Ormai sono a casa mia. Classico dei GTA. Arrivi a casa, te ne devi andare. Ormai è territorio mio. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Comunque sì, hanno migliorato di tanto l'intelligenza artificiale. Cioè, basta vedere come siano dei Terminator i tuoi compagni. Cioè, stentano tutti. Tu non servi. Tu non sei più il protagonista. I protagonisti sono loro. Fanno quel che cazzo gli pare. Andiamo da Big Smoke, va. Che sicuramente mi farà fare la missione del treno, ne sono sicuro. Però c'è una roba positiva. Visto che lui è fortissimo ora, probabilmente lì i tipi me li ara in 3 secondi. Prima passo qui al Clacking Bell per mangiare un attimino. Niente ci fa che... E dai, su, stavo a dire niente, ci fa che ho la pistola in mano, la volevo togliere e ho mirato per errore. Che devo fare, mo? Me ne vado sempre da Smoke, però devo andare a mangiare da un'altra parte. Mangiamo un po', ok, mini pizza, qualche 3 mini pizza abbiamo mangiato. E dai, ancora ne devo mangiare però. Dammi un altro mini pizza, va. Che poi questo c'ha sempre la... mi prende per il... Olu. È un preparato, me lo fa vedere, tium, tium. Che truffa, spaghetti? $4? Beh, economico. $4 gli spaghetti, mica so cari, eh. Perfetto! Madonna come mi sono lanciato male. Ciao Big! Hey Carl, keeping busy I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right Carl, I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you Carl. Motherfucker! What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. 3D mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Where to, Smoke? Ok. Unity Station. La Unity Station. Esattamente quella che ricordavo. Signori, follow the damn train, CJ. Ma non credo lo dirà, perché se è pro come Ryder l'ammazza in 3 secondi i tipi sul treno. Ma proprio senza pensieri. Dai, allora, let's go. What we looking for, Smoke? Some bogus cats meeting some San Fierro reefer cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked. We gotta get those fools. Vai, muoviti, pigliamo la Sanchez. La leggendaria Sanchez. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Beh, comunque un bust. Guardate che roba, dai. Guardate che roba. Che figata rigiocare queste missioni qua. Dai, Big Smoke, dimostra di essere un pro player. Come Ryder. Non vedo a chi sta sparando. Spero che stia sparando a qualcuno. Ah, non ne ha tirato giù manco uno, perché quello si tira giù da solo. Beh, dai, tiramelo giù, dai, Big. Oh mio Dio, ho rischiato, ho rischiato. Ah, uno l'ha già tirato. Ma raga, ve l'ho detto, ma sono troppo pro player questo. Questo non fa parte della missione, occhio al treno. Treno in arrivo. Vedi, già li sto stentendo tutti, ragazzi. Troppo facile però, troppo facile. Li sto già stentendo tutti. Cioè, solitamente qui ci arrivavi con 3 pupi. C'era l'altro treno, altre robe. Cioè, andavi qua nella zona forestale, saltavi roba. No, no, ragazzi. Troppo facile, troppo facile. Non va bene. Poi c'è da dire che io sto gioco lo conosco meglio delle mie tasche, eh. Quindi sarà anche per questo che è troppo facile. Madonna santa, ma che discesa è questa? Impicchiata, oh, porca salena. Mi sono preso male. Thank you, Big Smoke, lavoro fatto. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit.
Alright, homie, you be careful with those cats. I'ma see you later. Perfetto, missione rispetto. Ma che cazzo succede qua? Sempre davanti alla casa di Ryder. Chissà come mai, eh? Sempre polizia, Ryder, Big Smoke. Polizia, Big Smoke, vanno tutti. Ma perché il poliziotto sale dietro come un carcerato? Ma che cabbo, poi fanno scintille. No, 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 e poi Ballas e Grow. Io me ne vado da Big Smoke. Ciao, ciao. Hey, CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. E forse anche questa missione me la ricordo. Era un'altra missione incubo, ragazzi. Queste sono tutte... Le missioni in realtà erano tutte incubo. Uno perché ero più piccino. Cioè, calcolate che la prima volta che giocai a San Andreas avevo... 10 anni giù di lì. Quindi sì, ero più piccino e non riuscivo a completare le missioni. E già erano un incubo per quello. Poi erano molto più difficili, quindi doppio incubo. Look, Cole, before I walk in there, I just need to know you down with this shit, man. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, alright? I'm down, dog. Hey, baby, want company? Motherfuckers! CJ, get in here! Oh, they killed some cops! Beh, è durata poco la pace, mi dicono, nel senso, voglio dire, spara, maledetti infami. Piglialo, piglialo! Piglialo! E piglialo! Comunque le statue belle che le hanno rifatte, eh. Cambiamo l'arma, scambiamola. Peccato che tu possa tenere solamente un'arma per tipo. Cioè, hanno tenuto la roba originale, devi... Devi scegliere che tipo di arma tenere. Aspetta che mi piglio il giubbottino antiproiettile, eh? Ancora. A quanti siete? A ritiratevi, belli. You a Big Smoke. Beh, ariamo. Maledetti infami. E infatti, motherfucker, levatevi. Schifosi. Oh, ma che? Perché si è arrampicato? Ah, e c'ho l'auto, l'auto jump. Devo toglierlo. Devo toglierlo assolutamente. Se no, è un macello. Time to return the favor, baby. Get on. Comunque sì, cioè, avete visto? Easy. Cioè, li ho uccisi in un secondo. Porca vacca. Cioè, sta missione prima era impossibile, regà. L'ha reso troppo facile, secondo me. Guarda! Mo qui c'è l'inseguimento. Vediamo di non farci spaccare la moto. Oh mio Dio, che succede? Ma devo spararle? No, no, non gli sparo al camion. Devo sparare ai tipi in moto solamente. Anche... Orco diavolo, tengo lontano. Che ci faccio con quello col camion? Ecco, ha cambiato strada. Boom! Vai, 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 prima che spaccano la moto. Maledetti infami, questo è saltato tutto. Chi rimane? Chi c'è ancora? Oh, non spacca! Porca vacca, ma sei pazzo? Cioè, prende a fuoco l'auto e quello va avanti? Proprio per morire, oddio. Ha fatto quello che ha fatto Ryder, solo che quello è morto per davvero. Spara, spara. Ho detto spara, perfetto. Spara. Perché ha attivato la radio? Ma gli pare il momento di accendere la radio a Big Smoke? Fatemi capire le situazioni, le priorità della vita di Big Smoke. Abilità con la pistola mitragliatrice, attenzione, il camion! Il camion addosso quasi! Scappiamo! Ah, another truck! Un altro truck, maledetto, infame, schifoso, another truck. Togliete da mezzo. Ma questo esplode o non esplode? Com'è che funziona? Cioè, non c'è da mollare quell'auto. Vabbè, cioè, guarda te, oh, finalmente il fuoco. Boom, perfetto. O devo sparare al guidatore e faccio prima, ma è difficilissimo prenderlo. Oh, scavacca. O gli buco tutte le gomme e gli faccio perdere l'attrito, ma non lo so. Quello mi cambia radio, così, per passione. Prendilo in testa, perfetto. Maledetti infatti. Qui c'è la scena epica. Mamma mia, eh. Mamma mia che roba. Mamma mia che roba. Mamma mia che roba. Tutti in aria dovete saltare. Maledetti schifosi, cose inutili. Bom, ti è distrutta. Pigliatevela tutti dove non batte il sole. Maledetti. L'avessi colpito mezzo. Perfetto. Tutti beccatevi tra di voi. Maledetti schifosi. Sbam. Mo che vi aspetto? Sbam!
Tecca! Morti tutti? Direi di sì, signori. Che deve essere passato mezzo a quelle fiamme assurde. Man, that was some crazy shit back there. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Più rispetto, signori. Sempre di rispetto cambiamo noi. Ottimo. Comunque sì, veramente, veramente facile. Cioè, l'ha reso abbastanza troppo facile. Qui c'era un parcheggio, se non mi sbaglio. Solo che non lo riconosco perché hanno cambiato tutte le texture. C'era un parcheggio dove c'era una moto rara. Voglio vedere se c'è ancora, Era qua? Era qua il parcheggio, già. Sale da qui, c'è un buio qua. Che è sto buio? Eccola! Però dai, hanno tenuto anche gli spawn originali del... dei veicoli rari. Questa è una roba figa, dai. Dove vado? Da Sweet o da Oglock? Andiamo da Hog. No, dai, andiamo da Sweet, che è qui vicino. Che ci devo andare a fare da Hog? Comunque tutte queste missioni una volta erano complicatissime. Mo adesso le sto affrontando con una facilità. Cioè, quindi le cose sono due. O sono troppo forte io o è troppo facile il gioco. Poi le case non servono a niente. Cioè, col fatto che c'è l'autosalvataggio. Dai, let's go. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Che bella missioncina, che bella missioncina questa, ragazzi. Blocchiamo, diciamo, il Bennis Original Motors di San Andreas, il Bennis di quei tempi. Perché, oh, che starto ho preso. Comunque, ad ogni modo, sì, qui adesso ci trucchiamo la macchina proprio all'ennesima potenza. Diventa una roba spettacolare, mettiamo l'idraulica e facciamo una gara di ballo con l'auto, Mica roba da poco qui, mica roba da poco. Se non mi sbaglio da qualche parte qui si tagliava, si arrivava prima, ma boh. Da qui forse. Che cabo succede qua con la polizia? Ecco, si spacca qui. Bom. Bom. E siamo arrivati. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back. So here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Ok, adesso dobbiamo scegliere se modificarlo oppure no, perché teoricamente dovrebbe già andare bene così. Cioè, con le modifiche base, diciamo, ecco. Però la voglio modificare un attimino e renderla personale. Abbiamo 1341 dollari, sono pochissimi. Tra l'altro è il font di GT Online, uguale. Ecco, vedi, ci abbiamo la verniciatura, per esempio, che già costa 500 dollari. Con le fiamme, dai. Carrozzeria, che colore te la faccio, sta carrozzeria? Boh. Ah, non si vede perché c'è la livrea, quindi lasciamo perdere. Gli interni al massimo. Gli interni potrei farli... Com'è che sono così? Ma teniamoli così, sono belli. Porca vacca se costa, Madonna santa, lascia stare. Paraurti anteriore? Ma 2000? Ma sei pazzo? Carichi? 1000. Minigonne 800. Ma che cazzo. Ruote? Qui ci stanno le dollar addirittura. Quelle di GTA 5. No vabbè. Però dai. Ma sono cutter. Ma sono tutte quelle di GTA 5. Non ci avevo mai fatto caso, sai. C'è le ruote di GTA 5. Le hanno prese da San Andreas. C'è anche il nitro. Quanto costava il nitro? Beh, nitro per 2. Lo mettiamo, sai. È particolare. Dai, mettiamolo. Boh, usciamo perché sto spendendo troppi soldi per modificare sta macchinina. Ovviamente me la conservo questa, Me la conservo. Polizia, ma si tolga di mezzo. Ma non lo vede che auto c'ho qua? Oddio, no, ho attivato il turbo per sbaglio, Col turbo ovviamente si va molto più velocemente, ragazzi. Tieni premuto per sbloccare le sospensioni. Ah, ok, va bene. Guarda come corre. Che bestia. È veramente sul quello. Com'è che si attivava il turbo? Perché mi sono messo a correre in un modo spietato. No.
L'ho spaccata tutta, fratelli. So solo che sono arrivato a destinazione. Non mi importa più una mazza, va bene? Eccoci qua. Dai, un'altra botta a quello ho dato, mannaggia a me. Alright, homie, let's see if you got what it takes. Certo che ti batto. Ah, posso pure scommettere? Scommetto il massimo, tiè. Puntata massima 1000. E io posso puntare 641. Mi gioco tutto, dai. O vinco, o vinco. Ah, sempre con la roba. Mamma mia, sta musica. Pa-pa-au, 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 pa-pa-au. Però una volta te lo faceva fare con l'analogico, io me lo ricordo. Si faceva con l'analogico sta roba qua. Ah, vedi, si può fare anche con l'analogico. Posso farlo anche con l'analogico. Tiè, guarda, to, to, to. Comunque sì, hanno ridotto le robe da... le mosse, ecco, hanno ridotto. È già finita, teoricamente. Ho già vinto. Ma esatto. Me l'ha reso troppo facile, ragazzi. Sarà una cazzata platinarlo. Ma tu hai fatto bene? Since Sweet told me to keep an eye on you, make sure that whatever you date don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby. Hey, get your dirty hands off my sister. What is wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like him. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes. I love your sister. I honor her. She's my girlfriend for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be. She's happy with Mika. Okay, I guess we cool for now. She's revealed bundle. Carl Johnson. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Beh, oh, se non altro con la vittoria mi sono rifatti i soldi spesi. La porto nel mio garage. Bella pulita, così tranquilla, prima che esploda. Perfetto, eccoci qua, Grove Street. Perfetto, mettiamola dentro. Let's go. Ho spaccato tutto, fratelli. Chi mi chiama? Ah, Caesar. Ok, perfetto. Ci ha invitato Caesar Vilpanto in una gara clandestina con le lowrider. Ma per questo episodio del walkthrough è tutto, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto. Abbiamo fatto delle missioni anche stavolta molto particolari, pazzesco. Quindi, ragazzi, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like per supportare al meglio il canale. Iscrivetevi per non perdervi futuri episodi della serie. Condividete il video, commentate qui sotto con una qualsiasi roba. Se volete seguirmi su Instagram, metto il link sotto nella descrizione. Bella, ragazzi!